qui dove sei andata. ...24-25 Constance. Sì, deve essere questo. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo 14° episodio di Last of Us parte 2. Nello scorso episodio è veramente successo di tutto. Abbiamo concluso la vicenda di Ellie e Abby, appunto con il perdono in qualche modo di Abby. Non era proprio un perdono, ma era più un smettere di giocare a questo stupido gioco della vendetta. E Abby e Ellie appunto si sono separati, ognuno per la sua strada. Ellie si è stabilita in una casa in campagna insieme a Dina, mentre invece Abby sta cercando le luci insieme a Lev e ha scoperto che le luci stanno ancora circolando, sono ancora vive, esistono ancora come un movimento e stanno pian piano riprendendo forma. Tuttavia sono state catturate da un tipo che ha la voce di Gianluca Iacono, grandissimo doppiatore, per chi non lo sapesse è il doppiatore di Vegeta comunque. E appunto adesso stiamo andando alla casa dove i due sono stati catturati. In tutto ciò abbiamo visto che Ellie non ha minimamente superato la faccenda di Joel e che infatti sta ancora qui a cercare la vendetta nei confronti di Abby. E adesso Mesa Bluff, io sono qui e Santa Barbara si trova di là. In particolare il contributo che ha dato Tommy, che abbiamo scoperto non essere morto, ma semplicemente abbastanza invalidato. Appunto il contributo che ha dato Tommy è stato decisivo per convincere Ellie a continuare questa vendetta. Cazzo, ma è un runner? Ah no, è uno stalker, porca miseria. Essenzialmente perché Tommy, in quanto ormai praticamente invalido, non può affrontare da solo questa cosa. Io qua però c'è troppa gente che mi insegue. Shit. Non c'era una bella molotov, no, eh? Ok. Ok, questo esplode. Tra l'altro in tutto ciò, nel voler soddisfare il suo desiderio di vendetta, Ellie ha letteralmente abbandonato Dina e il bambino. Ok. Santa Barbara in basso. 24-25 Constance. Sì, deve essere laggiù. Dicevo, ha totalmente abbandonato Dina e il bambino. E scelta secondo me assurda, perché effettivamente quello che gli ha detto Dina è molto sensato. Ovvero appunto gli ha detto: hai una bella famiglia, vale la pena rovinartela per una stupida vendetta? Ti ho trovato. Visto? È ancora viva. L'hanno sistemata per bene. Cazzo! Non durerà neanche un mese. Io dico che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Sì, tira giù quello e riattiviamole. Sul serio?
Non vale nemmeno la fatica del viaggio, non è che... Cazzo! Ehi, ti ha mosso! No. Tutto bene. Oh, cazzo. Ti fa ridere? Ti sei cagato nelle mutande. Che cazzo dici? Che fighetto. Ti piace ridere, eh? Alza! E basta! Lascia perdere! No! Dai. Tutto è già spazzato! Forza! Ti prego, no! È divertente! Fermo! Troppo divertente! Ma che cazzo fa? Corriti! Merda! Porca puttana! Cazzo! Merda! Aspetta, hai detto Abby? Cerchi una certa Abby, giusto? Ne avevo catturata una 2 mesi fa. Sì, certo. Una ragazzona. Bionda. Braccia grosse. Era con un ragazzino magro e sfregiato. Sì, è lei. Se mi lasci andare, ti dico dov'è. Hai ancora tempo prima che faccia infezione. Parla. È alla nostra base, in cella. E sarebbe? Raggiunge i binari della ferrovia e seguili fino a un resort. I prigionieri sono in un palazzo rotondo. Lo giuro. Fino al resort. Palazzo rotondo. Binari fino al resort. Palazzo rotondo. Cazzo. Qua giù! Alle gambe! Vivo! Lontano dietro! Quella è un'arma! È armata! Indietro! Maledizione! Niente, Gianluca Iacono ha durato poco e qua abbiamo la mitra con silenziatore. Di che parliamo? E qui abbiamo trovato un altro, una serpe, così si chiamano. Che sembrerebbero un altro movimento. Niente. È bellissima quest'arma, gialla d'oro. Ha un sacco di colpi e è silenziata. Dicevo, abbiamo trovato innanzitutto questo, un nuovo gruppo militare, insomma, una nuova organizzazione. Si chiamano Serpi, da quanto dice la chat, e questo spiegherebbe i graffiti che abbiamo visto prima con Abby. Però qua sembrerebbe iniziare un nuovo capitolo. Amber? Che diavolo combini? Controlla. D'accordo. Quello c'ha un fucking casco. Oh shit, chi mi spara? Oh shit, ma quanti sono? Ok. Me l'ha chiesto lui, eh.
Sembra un palazzo alto e rotondo. Quindi sembra che questi tipi rapiscano la gente e la utilizzano tipo come schiavi. Avanti, puoi farcela, ancora un po', bello. Lascialo stare, non sente niente. Oh, diavolo, ho promesso che l'avrei fatta. Che hobby del cazzo. Scommetto che ti sei pentito di essere fuggito, Anthony. Sì, questi proprio schiavizzano la gente e se scappano li trasformano in infetti. Questo non crepa se gli sparo. Faccio, corro. Non è vero. Comunque non capisco quali sono le intenzioni di Ellie, perché, scusa, cioè, perché si sta impelagando così tanto per poi andare a uccidere Abby? Cioè, boh. A questo punto potrebbe lasciarla semplicemente qui in mano alle serpi. Sentiamo la fuga. Ma no, quanto quelli col pompa magari no. Non deve fuggire. Aiuto, ma quanti sono qua? Merda. Porca puttana. Vabbè. No, non ci muoio qua. Ma dai, ma c'è questo dietro, ma lo vuoi? Se sono morto, guarda. Corri via. È tornata da quella parte. Ok, Monterio dovremmo stare tranquilli. Penso che siamo entrati, sì, dovrebbe essere questo l'edificio del... dove tengono i prigionieri. Accendi la cappa! Stronza! Ho preso le chiavi! Apri la porta! I fucili! Veloci! Vieni! Ok, coraggio, andiamo! Ehi, fermi! Dov'è Abby? L'hanno morsa! Indietro! Ehi, abbassa quella cazzo di arma! Ehi! Ehi, Abby è scappata. È giù ai pali. Ai pali? Scendi in spiaggia. Non puoi sbagliare. Tanto sarà già morta. Andiamo! A quanto pare Abby è stata morsa. Cazzo. Questa potrebbe essere un... Tanto non sappiamo come la prenderà. Cioè come sta prendendo qui Ellie. Poi metti che anche lei è immune. La butto lì così. Solo che qua Ellie ci sta svenendo. Giustamente son... Quant'è che perde sangue? Ok, direi che i prigionieri si sono fatti giustizia nel frattempo. E noi tranquillamente ce ne andiamo alla spiaggia. Ma poi, ma scusa, cosa vuole fare? Messa così, se incontra Abby, no? Che gli vuole dire? Ciao, moriamo insieme? Oddio, se muoiono insieme? Oddio, ci ho pensato adesso. No, ragazzi, se muoiono insieme, che brutto.
Se mi muore Ellie, qua è un problema. Ah, questi sono i pali. Abby. Questa? No, non è questa. Era un'altra coda. Eccola, ah sì, no, chi è questa? Ma è lei? Aiutami. Ti prego. Sei tu. Le barche sono di qua. Che è successo? Stanno tutti messi male, tra Ellie che c'ha il buco nella pancia, questi due che non si sa da quant'è che non mangiano e non bevono. Poi perché l'hanno appesi qua? Perché sono stati morsi? No, perché questi qua non sono diventati infetti. Facciamoci questa camminata verso il mare di nebbia. Non puoi andartene. Non intendo farlo. No. Non voglio combattere. Devi invece. Lui non c'entra. C'entra per colpa tua. Thank you.
Cosa bevi? Caffè. Dove l'hai preso? Da quei tizi della settimana scorsa. Ah. Oh. Non ho il coraggio di dirti con cosa l'ho scambiato, ma... non è male. Potevo gestirlo io, Seth. Sì, lo so. E smettila di tormentare Jesse per le mie pattuglie. Ok. Dina. È la tua fidanzata? No. No, lei è stato solo un bacio. Non significa niente. Non so perché l'ha fatto. Però ti piace. Sono una stupida. Senti, io non lo so che intenzioni abbia quella ragazza. Ma... significa niente. Non so perché l'ha fatto. Però ti piace. Proprio uno stronzo. Non sto cercando. Sarei dovuta morire in quell'ospedale. La mia vita avrebbe avuto un cazzo di senso. Però tu me l'hai impedito. Se il Signore mi concedesse di rivivere quel giorno, lo rifarei. Rifarei lo stesso. Non credo che potrò mai perdonarti. Ma mi piacerebbe provarci. Ci spero. Si vede in giro. Certo.
Si conclude così la nostra avventura su The Last of Us. Che spettacolo, che spettacolo, ragazzi. Veramente bellissimo. Sono stato forse un attimo incerto sul finale dell'episodio scorso. No, non era il finale dell'episodio scorso. Sul finale del, appunto, in cui Abby lascia stare Ellie. Però quest'ultimo pezzo è stato veramente molto introspettivo. Ci ha fatto capire per bene quello che provava Ellie. E devo dire che l'ultima scena in cui abbiamo visto l'ultima volta che Ellie e Joel si sono incontrate ha sistemato un po' tutto quello che stavamo vivendo in questo gioco. Ovvero il fatto che Ellie pensava, o perlomeno che noi pensavamo, che l'ultima cosa che Ellie avesse detto a Joel fosse stato il litigio, che si fossero lasciati così appunto litigando e che quindi non avrebbero mai più potuto pacificarsi. Quindi questa scena secondo me è stata molto importante per capire un po' il senso generale della storia. E io assolutamente voglio ringraziare tutti quelli che hanno seguito la serie. So che non è stato un grandissimo successo, ma non me lo aspettavo, perché è una serie che sapevo avrebbero portato in tantissimi. Sono stato comunque contento di averla portata insieme a voi e vi ringrazio tantissimo per averla seguita. Detto questo, magari nei prossimi giorni uscirà una sorta di video recensione, un parere riguardo appunto a questo gioco. Io vi ringrazio ancora e vi saluto. Siamo la tua salvezza.